Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Losartan più idroclorotiazide Sandoz Sandoz S.p.A. Ultimo aggiornamento. 6 settembre 2022. Cos'è Losartan più idroclorotiazide Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Losartan più idroclorotiazide Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Losartan più idroclorotiazide Sandoz? Losartan più idroclorotiazide Sandoz è un farmaco a base del principio attivo losartan più idroclorotiazide, appartenente alla categoria degli antagonisti dell'angiotensina I più diuretici e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina I, ARBs, e diuretici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz S.p.A. Losartan più idroclorotiazide Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Sandoz S.p.A. ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo Losartan più idroclorotiazide, gruppo terapeutico antagonisti dell'angiotensina I più diuretici, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni. Losartan idroclorotiazide Sandoz è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con losartan o idroclorotiazide da soli. Posologia ipertensione. Losartan più idroclorotiazide non si deve usare come terapia iniziale, ma in pazienti in cui la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con losartan potassico o con idroclorotiazide da soli. È raccomandata la titolazione del dosaggio con i singoli principi attivi, losartan e idroclorotiazide. Quando ritenuto appropriato dal punto di vista clinico, può essere preso in considerazione un cambiamento diretto dalla monoterapia all'associazione fissa nei pazienti in cui la pressione arteriosa non è controllata adeguatamente. Losartan idroclorotiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg. Il dosaggio abituale di mantenimento di losartan idroclorotiazide Sandoz è di una compressa di losartan idroclorotiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg, losartan 50 mg/idroclorotiazide 12,5 mg, in monosomministrazione giornaliera. Per i pazienti che non rispondono adeguatamente allo losartan idroclorotiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg, il dosaggio può essere aumentato fino ad un massimo di 2 compresse al giorno di losartan idroclorotiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg o una compressa di losartan idroclorotiazide Sandoz 100 mg/25 mg, losartan 100 mg/idroclorotiazide 25 mg, in monosomministrazione giornaliera. In generale l'effetto antipertensivo viene raggiunto entro 3-4 settimane dall'inizio della terapia. Losartan idroclorotiazide Sandoz 100 mg/25 mg. Il dosaggio massimo è di una compressa di losartan idroclorotiazide Sandoz 100 mg/25 mg in monosomministrazione giornaliera. In generale l'effetto antipertensivo viene raggiunto entro 3-4 settimane dall'inizio della terapia. Uso in pazienti con compromissione della funzione renale e pazienti emodializzati. Non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio iniziale in pazienti con compromissione moderata della funzione renale, cioè clearance della creatinina 30-50 mL/min. Losartan e idroclorotiazide compresse non è raccomandato nei pazienti in emodialisi. Losartan barra idroclorotiazide compresse non deve essere usato in pazienti con compromissione grave della funzionalità renale, clearance della creatinina 30 mL/min, vedere paragrafo 4-3. Uso in pazienti con depressione del volume intravascolare. La depressione di volume e barra o di sodio deve essere corretta prima della somministrazione di losartan barra idroclorotiazide compresse. Uso in pazienti con compromissione della funzione epatica. Losartan barra idroclorotiazide è controindicato nei pazienti con compromissione grave della funzione epatica, vedere paragrafo 4-3. Uso negli anziani. Solitamente non è necessario un aggiustamento del dosaggio negli anziani. Uso nei bambini e negli adolescenti, 18 anni di età. La sicurezza e l'efficacia di losartan idroclorotiazide Sandoz nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni non sono state stabilite. Losartan idroclorotiazide Sandoz non deve essere somministrato a bambini e adolescenti. Modo di somministrazione. Losartan idroclorotiazide Sandoz può essere somministrato con altri farmaci antiipertensivi.
le compresse di losartan idroclorotiazide sandoz devono essere assunte con un bicchiere di acqua. Losartan idroclorotiazide sandoz può essere somministrato con o senza cibo. Controindicazioni: ipersensibilità a losartan, ai sulfonamide derivati, come idroclorotiazide, o ad uno qualsiasi degli eccipienti, ipocaliemia o ipercalcemia resistenti alla terapia, grave compromissione epatica. Colestasi e disturbi biliari ostruttivi, iponatriemia refrattaria, iperuricemia sintomatica barra botta secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6, grave compromissione renale, cioè clearance della creatinina 60 ml barra min 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: losartan angioedema ai pazienti con storia di angioedema, gonfiore del volto, delle labbra, della gola e barra o della lingua, devono essere strettamente monitorati, vedere paragrafo 4, 8. Ipotensione e deplezione del volume, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: losartan, è stato identificato che la rifampicina e il fluconazolo riducono i livelli di metabolita attivo. Le conseguenze cliniche di queste interazioni non sono state valutate. Come con altri farmaci, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere losartan più idroclorotiazide sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere losartan più idroclorotiazide sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: antagonisti dei recettori dell'angiotensina I, AIRA, l'uso di AIRA non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso di AIRA è controindicato durante il secondo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Deve tuttavia essere tenuto in considerazione il fatto che si possono occasionalmente verificare capogiro o sonnolenza quando si guidano veicoli o si usano macchinari durante la terapia antiipertensiva, in particolare all'inizio del trattamento o con l'aumento del dosaggio. Effetti indesiderati: le reazioni avverse di seguito sono riportate, dove appropriato, secondo la classificazione per sistemi e organi, e le frequenze secondo le seguenti convenzioni. Molto comune. E un decimo comune. E un centesimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento del sovradosaggio con losartan barra idroclorotiazide. Il trattamento è sintomatico e di supporto. La terapia con losartan idroclorotiazide sandoz deve essere interrotta ed il paziente posto sotto stretta osservazione. Misure suggerite includono induzione delle mesi in caso di ingestione recente e correzione della disidratazione, dello squilibrio elettrolitico, del coma epatico e dell'ipotensione tramite procedure validate. Losartan sono disponibili dati limitati sul sovradosaggio nell'uomo. Le manifestazioni più probabili del sovradosaggio sono l'ipotensione e la tachicardia. Può verificarsi bradicardia da stimolazione parasimpatica, vagale. Se si dovesse verificare ipotensione sintomatica, istituire il trattamento di supporto. Né il losartan né il suo metabolita attivo possono essere rimossi dall'emodialisi. Idroclorotiazide: i segni e i sintomi più comuni osservati sono quelli causati dalla depletione di elettroliti, ipocaliemia, ipocloriemia, iponatriemia e la disidratazione che consegue alla diuresi eccessiva. In presenza di terapia con digitale, l'ipocaliemia può accentuare le aritmie cardiache. Non è stato accertato in che misura l'idroclorotiazide viene rimossa dall'emodialisi. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dell'angiotensina I e diuretici codice ATC. C09-01 losartan idroclorotiazide: i principi attivi di losartan idroclorotiazide sandoz hanno mostrato di avere un effetto additivo sulla riduzione della pressione arteriosa, proprietà farmacocinetiche assorbimento losartan in seguito a somministrazione orale, il losartan viene ben assorbito e sottoposto ad un metabolismo di primo passaggio, da cui si formano un metabolita attivo acido carbossilico e, dati preclinici di sicurezza, i dati preclinici non hanno rivelato particolari pericoli per l'uomo in base agli studi convenzionali di farmacologia generale, genotossicità e potenziale carcinogenico. Il potenziale tossico dell'associazione di losartan barra idroclorotiazide è stato, elenco degli eccipienti nucleo. Cellulosa microcristallina lattosio monoidrato amido di mais pregelatinizzato silice colloidale anidra magnesio stearato losartan idroclorotiazide sandoz 50 mg barra 12,5 mg rivestimento.
ipromellosa idrossipropilcellulosa ferroossido giallo, E172, titanio diossido, E171. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.